Quante volte ti sei chiesto qual è la differenza fra vin santo e vino santo? Ciao, io sono Imma di Meglio di Bere ed oggi lo vediamo insieme. Ma prima, sigla! Oramai, se sei un affezionato del nostro canale, sai che non possiamo esimerci dal ricordarti che è importante iscriversi al canale, lasciare un like ed un commento se vuoi supportarci nel nostro lavoro, che non è banale, lo ripeto. Con questo video rispondiamo ad una domanda di Matteo, che mi ha effettivamente posto il quesito: ma qual è la differenza fra vin santo e vino santo? In quanto molto spesso i due vini vengono confusi come essere la stessa cosa. La confusione nella comunicazione del vino genera molti danni, molti più di quelli ai quali tu possa pensare in questo momento. Infatti, i due vini in questione, per quanto abbiano tanti punti in comune, sono molto diversi dal punto di vista organolettico. Non ci possiamo permettere che vengano confusi, vanno entrambe valorizzate. Come tutti i video, partiamo dalla geografia. In questo caso possiamo identificare le zone di produzione dei due vini. Entrambi i vini sono dei vini con residuo zuccherino dolci, che vengono prodotti dall'appassimento delle uve. Ma le uve utilizzate per la loro produzione sono molto legate alla zona di produzione stessa. Il vino santo Trentino viene per l'appunto prodotto in Trentino, nella Valle dei Laghi, o meglio, Valle del Sarca, una valle con diversi laghetti, tra cui quello di Cavedine. Mentre il vin santo è prodotto nella zona centrale d'Italia. La regione con la tradizione più importante del vin santo è sicuramente la Toscana, ma ad essa si possono aggiungere l'Umbria e le Marche. Le uve utilizzate per la produzione del vino santo, o meglio dire l'uva utilizzata per la produzione del vino santo con la O, è la Nosiola, vitigno locale per l'appunto della Valle dei Laghi in Trentino. Mentre i vitigni utilizzati vin santo toscano sono Trebbiano e Malvasia e per l'occhio di pernice il Sangiovese. Ricapitoliamo, vino con la O. Qui no. Oh, quindi, vino con la O santo Trentino, vin santo Toscana, Umbria, Marche. Quindi non andate dai produttori trentini a chiedere il vin santo per cortesia. Detto ciò, entrambi sono vini ottenuti da uve passite. Ma come avviene l'appassimento? Parliamo prima del vino santo. Le uve vengono raccolte, appassite su dei graticci. Questi graticci in grandi stanze e areggiate. Il periodo di appassimento dura dal momento della vendemmia alla Settimana Santa, motivo per cui questo vino, si pensa, venga per l'appunto chiamato vino santo. Durante l'appassimento delle uve, l'umidità che arriva dai laghi vicini creano le condizioni perfette per lo sviluppo della muffa nobile, la Botrytis cinerea. Se sei interessato a conoscere gli sviluppi e i risultati della Botrytis cinerea e come vengono prodotti i vini dolci, cosa che avevo già chiesto in un precedente video, lascia un commento. Magari facciamo un video dedicato. Ora, ritorniamo a noi. I risultati della Botrytis cinerea possono essere positivi o negativi. Il vento che dal Garda arriva sui laghi, chiamato l'aora, proprio perché è molto precisa ed arriva in un determinato orario, fa sì che le uve non ammuffiscono, ma che si asciughino e che quindi concentrino ulteriormente il loro succo. Quindi l'appassimento delle uve per il vino santo avviene sia per una disidratazione dovuta al lungo tempo speso sui graticci, ma anche al contributo della Botrytis cinerea. Successivamente, le uve a questo punto verranno pigiate e vinificate durante la Settimana Santa. Segue poi un affinamento tendenzialmente in legno che può essere più lungo o breve, di minimo 2 anni. Maggiore di 2 anni, può arrivare anche a 8-10 anni, creerà un vino santo riserva. Ad oggi sono veramente molto pochi i produttori che creano il vino santo in Trentino. Essendoci tanta confusione con il vin santo, il loro mercato è danneggiato per l'appunto da un grande malinformazione. In Trentino potete infatti trovare nei vari localini
anche i vin santo, che viene poi scambiato con quello che è un nettare molto prezioso, quale il vino santo di per sé. Il motivo per cui questo video è importante. Come è importante diffonderlo. Ora, spostiamoci in Toscana, perché il metodo di produzione del vino santo lo abbiamo capito. Viene appassita l'uva. L'uva appassita viene attaccata dalla botrytis, l'uva viene pigiata durante la settimana santa e successivamente affinata in legno. Boh, abbiamo il vino santo. Il vin santo, come avviene la sua produzione? Le uve del vin santo vengono ugualmente appassite, ma in questo caso vengono solitamente stesi su stuoie o appese. Il loro appassimento dura fino a dicembre. All'attributo santo vengono date diverse spiegazioni. Il fatto che vengano vinificato a dicembre comunque crea una connessione con quello che è il periodo natalizio, quindi santo della nascita di Gesù, o il fatto che il vin santo venisse utilizzato durante le celebrazioni eucaristiche. Se trovi altri motivi per i quali il vin santo è chiamato in questo modo, lasciamelo nei commenti. Io so questi. Continuando con la sua produzione, se l'affinamento termina a dicembre, inizia a questo punto la fermentazione. Una fermentazione che avviene in delle botti di dimensioni molto speciali, i caratelli, che hanno la capacità di contenere dai 50 ai 100 litri, o comunque l'utilizzo di botti vecchie. La fermentazione avviene quindi in un ambiente aperto, a contatto con l'ossigeno. I lieviti utilizzati per la fermentazione del vin santo sono molto importanti perché devono essere in grado di resistere a un ambiente dolce e alcolico. La fermentazione si protrae solitamente per tanto tempo a causa dell'alto contenuto di zuccheri. I lieviti fanno fatica e quindi ci mettono più tempo a fermentare. In questo periodo, essendo nelle botti, il vin santo è esposto al nostro importante agente, l'ossigeno. L'ossigeno darà al vin santo delle note caratteristiche. Alcuni produttori ricavano dai caratelli utilizzati per la fermentazione ormai primi di vino la madre, ovvero una massa di lieviti che viene poi utilizzata per la riproduzione di altri microrganismi che andranno poi a creare il vin santo. Pensate alla madre come il lievito madre di per sé del pane. Viene quindi vista come una vera e propria componente importante delle caratteristiche future del vino, e dovute alla tradizione toscana. Non tutti i produttori sono d'accordo, infatti alcuni lo ritengono solo un accumulo di diciamo batteri e potenziali odori cattivi e quindi non tutto lo utilizzano. Non è obbligatorio, ma tradizionalmente veniva fatto così. L'invecchiamento del vin santo dura almeno 3 anni e avviene per l'appunto nei caratelli. Saranno poi i produttori a decidere la lunghezza dell'invecchiamento effettivo del vino. Spero che con questo video ti sia un pochino più chiara la differenza fra vin santo e vino santo. Se hai ancora delle domande o dei dubbi, lasciamelo scritto nei commenti e cercherò di aiutarti per quanto possibile. Intanto, ciao e alla prossima!